Beh, diciamo che stasera io in effetti presenzio da ospite in questo bellissimo contesto, contesto che evidentemente contribuisce a rappresentare l'eccellenza di questa grande Milano che sta migliorando ormai mese dopo mese in modo assolutamente visibile. Io rappresento i vicini di casa, come dice Luca, qui di Porta Nuova come CFO di Heinz Italia, ma sicuramente quando ho visitato anche negli aspetti più tecnici e meno evidenti questo immobile, ho riscontrato sotto tutti i punti di vista un esempio di eccellenza, un esempio di riqualificazione urbana che non può che rendere tutti noi orgogliosi di essere qui questa sera. E noi abbiamo anche lui, lui è un cavaliere però, no? Assolutamente sì. Io lo sono stato. Scuderie dentro mio Heinz. Mio cavallo lo conoscete tutti perché era Golia, che è uno di quelli che ha fatto la pubblicità della Vidal per tanti anni. Il cavallo bianco che correva sulla spiaggia. E io avevo 16 anni al tempo e beh, chiaramente nelle pubblicità ne hanno usati tanti di cavalli bianchi. Però per un certo periodo Golia. Golia era un irlandese quasi bianco praticamente, bellissimo. In questo momento così diciamo problematico, no? Ma come stanno andando le aziende? Perché qua si vede, soprattutto a Milano, una città, ma non solo Milano, New York, si vede una grande ripresa, cioè una grande energia come questa serata, no? Guarda, io credo che ci sia assoluta verità e fondamento in quello che dici, semplicemente non lo si sta ancora ammettendo, nel senso che per una prudenza che ormai è entrata nel nostro modo di comportarci, dovuto un pochino a bruciature che abbiamo vissuto nei mesi e negli anni passati, si stia ancora adottando un atteggiamento molto prudente prima di dire i tempi brutti sono alle spalle. Non lo sono ancora, ma credo che lo saranno presto. Bello queste parole, però volevo dire, a parte questo sì. Discorso che è prudente, ma però è anche vero che proprio c'è proprio voglia di stare insieme, stare bene in queste situazioni. Noi lo testimoniamo, no? Però volevo chiederti, Gio, strappiamo subito l'impegno da Stefano Casarelli, direttore finanziario del gruppo Heinz, che come ho detto prima, sbagliando di qualcosa, insomma, ha un fatturato importante e sta investendo su questa Milano in un'area che chiamano growing, ma è già cresciuta e avrà spazi a disposizione. La promessa che nel 2013, cioè l'anno prossimo, faremo un evento di equitazione ancora più esteso, e cioè quindi attraversando la strada da Palazzo Lombardia si potrà andare magari a seguire una disciplina come il salto ostacoli da voi, una mezza promessa quindi a questo punto. Attraverseremo la strada a cavallo a questo punto. Bravo. Promesso? Perché no? Perché no? Per promessa da cavaliere, questo dai, è molto bello. Dai, che lo facciamo. Dai. Quando fate l'inaugurazione voi della sede di Unicredit? Allora, direi che fondamentalmente sarà un evento che avverrà principalmente in primavera, nel momento in cui Unicredit entrerà nei nostri edifici. Allora, abbiamo visto fra l'altro una grande ospite che sta entrando proprio qua. C'è anche ed il è il presidente Formigoni. Presidente Formigoni, certo. Assolutamente sì. Anzi guarda, accomodare. Io chiederei, lo vogliamo, insomma, lo vogliamo accogliere, ovviamente, visto che anche questa è anche casa sua, no? Soprattutto. Siamo a casa tua, in pratica. Assolutamente, no, è la casa dei Lombardi. Allora, di là. Facciamo la casa così. Non è mia, è dei Lombardi. Io sono l'attuale custode di questo straordinario monumento, che è stato proclamato il miglior edificio alto, cioè il miglior grattacielo europeo del 2012. Abbiamo iniziato dicendo wow, questo io ho fatto il giro di tutto il mondo, finalmente una cosa davvero davvero internazionale, un grande gioiello, e poi credo che anche questo spazio sia proprio pensato per il futuro, perché è uno spazio che condivide varie ambientazioni, condivide varie iniziative, condivide, insomma, si sta bene insieme qua sotto. È così, è stato pensato esattamente per questo, è una piazza coperta, una piazza di grande metratura, quindi è difesa dalle intemperie. Qui accadono eventi, qui la gente si incontra, qui vengono i bambini a giocare, vengono le Ferrari d'epoca a fare i loro raduni, vengono i cavalli a fare le loro piroette. Ha detto le piroette, i cavalli. Ma non sei un cavaliere? No, io non sono. Sì, sono un cavaliere, ma non nel senso che vado a cavallo. Vabbè, le piroette. Vabbè, ho capito, non è il linguaggio perfetto, ma voglio dire, no, siamo molto orgogliosi veramente di questo edificio, che è la casa del governo di Regione Lombardia, ma vuole avere questo spazio di socializzazione, di incontro, di disponibilità a tutta la gente. Poi si può andare su in alto, quando riusciamo ad aprire al pubblico la visita fino al 39esimo piano, vedere Milano dall'alto è veramente una vista mozzafiato, come capita nelle più grandi metropoli. Milano non aveva
questa possibilità gliel'abbiamo regalata noi di Regione Lombardia. Siamo molto, molto, molto orgogliosi. E noi diciamo veramente molto, molto bravi, perché questa è una cosa unica. Ne abbiamo viste tante belle, però è veramente futuribile anche, no? Sì, nel senso che proprio è stata pensata per essere la piazza del futuro, la piazza civica, per essere il luogo dove il futuro da Milano e dalla Lombardia si costruisce per tutto il paese. Diciamo che futuro si ha una scritta per Milano, che è Expo? Assolutamente sì, l'Expo è un'occasione di crescita per tutto il paese, sarà il primo grande evento dopo la crisi. Io mi auguro che la crisi, comunque l'Expo, ci aiuterà ad uscire dalla crisi. Io direi che la crisi è una grande opportunità anche, non è soltanto un momento di grande negatività, ma l'opportunità per ridisegnare qualcosa di nuovo. È assolutamente così, è chiaro che ciascuno di noi deve impegnarsi di più. C'è un momento difficile in cui bisogna lavorare di più, impegnarsi di più, creare di più, costruire di più. Ma questa è una sfida straordinaria, ti mette addosso positività. Solo rubare un attimo il microfono a Gio Squillo, che è bravissima, solo per ringraziare di nuovo ufficialmente il presidente Formigoni di aver messo a disposizione questo spazio, perché noi 6 mesi fa pensavamo facciamo una cosa importante a Milano e non sapevamo dove. Poi ci siamo incontrati proprio in fiera per caso e lui mi ha suggerito organizzalo qua. Eccoci, ce l'abbiamo fatta, grazie. È tutto merito suo e quindi è merito di una persona che evidentemente ha una visione di lungo periodo. Poi questa sera, come vedete, i tavoli ormai sono quasi pieni, anzi ci dicono che mancano 5 minuti alla sfilata. Qui c'è Natale Chiaudani, che per una volta non monta a cavallo, però godrai questa sfilata, stamattina è montato a cavallo. E diamo la linea alla regia, ringraziamo Natale Chiaudani, Giovanni Bozzetti, Stefano Casarelli, il presidente Formigoni, tutta la Regione Lombardia, i 3.000 dipendenti di Regione Lombardia, e vi auguriamo di godervi questo spettacolo, Gio. Davvero, I'll enjoy the show, e questo è il grande spettacolo con Orsi V, seguiteli.